Allora, mentre si prepara il caffè, accendo un attimo la luce che non so se mi vedete. Mentre si prepara il caffè, vi voglio un po' aggiornare sulla mia situazione, nella vita, diciamo, che magari a molti di voi non frega un cazzo, però questo è il mio canale, quindi dico quello che voglio, questo è il bello. E vi volevo aggiornare un po', nel senso, io mi sono laureato recentemente, laurea triennale in lingue e letterature straniere. Come lingua ho studiato l'inglese e il norvegese. E adesso che mi sono laureato, diciamo, in lingua triennale, sì, in lingua triennale, nella laurea triennale, sinceramente non ho subito voglia di fare la laurea magistrale. E vorrei partire. Io vorrei andare in Norvegia, visto che le lingue che ho studiato sono l'inglese e il norvegese. Vorrei andare in Norvegia a lavorare un po' e magari fare la magistrale lì, non lo so. Andare in Norvegia a esplorare un po'. E questo non sapere, no, bene quale sarà il prossimo passo, come andrà, mi troverò bene, non mi troverò bene, ci andrò, non ci andrò, è la mossa giusta, non è la mossa giusta, no? Tutte ste Sti pensieri che un po' attraversano la mia testa da quando mi sono laureato, devo dire che stanno generando un po' di ansia dentro di me. E in realtà niente, è questo, cioè il fatto di non sapere bene dov'è che si va in questo preciso momento storico della mia vita mi sta mettendo un pochino in difficoltà, un pochino in ansia. Anche quando magari cerco delle stanze o ho cercato dei workaway, ho scritto a un po' di persone, adesso vediamo i risultati. Noto che proprio quando mi metto davanti al computer e inizio a cercare un po', quel sentore di ansia, di fretta, no? Dell'averci subito la risposta, subito la conferma che si può fare. Si insidia dentro di me ed è abbastanza spiacevole come sensazione, devo dire. Comunque, penso sia normale, cioè che sia mezzo inevitabile e vedremo un po'. Comunque, io su questo canale vi aggiornerò su qualsiasi cosa, cioè se mi trasferirò in Norvegia lo saprete e secondo me sarà una figata perché così a livello ideale uscirebbero una cifra di video fighi. Sia esplorazione di Oslo che esplorazione della Norvegia in generale, insomma, c'ho un sacco di idee, un sacco di piani e forse poi è proprio quello che mi crea l'ansia, perché avendoci magari piani molto ambiziosi, no? Poi dopo, questo ne avevo parlato anche con il mio psicologo, che adesso l'ho cambiato, però di anni fa, quando uno c'ha dei piani tanto ambiziosi, se poi compara la realtà che vive con la realtà ideale, diciamo, si possono creare delle sensazioni di ansia, di paura, anche di insoddisfazione in qualche modo, e effettivamente poi si perde la bellezza del momento presente, no? Io questo un po' lo sto notando in questi giorni, che comunque sono a fiastra. Adesso sono da solo perché i miei sono tornati, però prima c'erano mia madre e mio padre, e che comunque è un luogo bellissimo, c'è il lago, la natura, si respira, però non ho tanto quella tranquillità per godermi appieno quello che mi circonda, no? Sia il buon cibo, adesso mi sto facendo un bel caffè, gli alberi fuori. Quando si pensa tanto, quando si hanno magari tanti pensieri e si vuole sempre tendere al futuro, poi quello che abbiamo nelle nostre mani oggi ci sfugge, o almeno a me sfugge, no? Ed è normale da un certo punto di vista perché io credo che in questo momento storico in cui ho finito un percorso che per me è durato 5 anni, è stato un percorso in cui ho imparato delle cose, ma l'ho anche sofferto io. L'università io l'ho sofferta, l'ho sentita a un certo punto come un obbligo, come qualcosa che dovevo fare, non più che mi stava insegnando qualcosa, ma è una cosa che si fa perché
La fanno tutti, la devi fare, no? Nel mio cervello. Quindi è stato un periodo, diciamo, sono stati anni particolari. Adesso che è finita sta roba qui e sono, tra virgolette, libero, cioè adesso posso tracciare il mio sentiero in qualsiasi direzione io voglia, più o meno, ovviamente. E la prima settimana di questa libertà, di questo posso andare un po' dove mi pare, però mezzo no, in realtà, perché poi ci sono sempre i soldi di mezzo. Madonna, 5 minuti, vabbè, vi be beccate un video lunghissimo. Quindi comunque non è che puoi fare come cazzo ti pare, però hai un range di possibilità. È strano, è una sensazione appunto che in qualche modo sento di voler risolvere subito, però è una situazione che richiede tempo, non si può risolvere subito e quindi devo essere paziente e non affrettare le cose, perché ho notato che nell'affrettarle sto male, diciamo, sento uno stato d'ansia relativamente forte, che comunque riesco a gestire abbastanza bene, però è lì, e non mi riesco a godere la semplicità delle cose che ho intorno, che sono semplici ma sono in qualche modo uniche, cioè sono una benedizione. Quindi è importante apprezzarle, io le apprezzo con tutto il cuore e nonostante magari appunto ci sono stati, queste settimane è stato un po' così, sono veramente grato di tutto quello che ho. Comunque, detto tutto questo, che vi ho fatto il pippotto, però ve lo sorbite, e anzi magari riflettete anche su qualcosa anche voi, se sentite anche voi qualcosa del genere. Dopo sto pippotto, caffè. E quindi niente, la situazione è un po' questa. È stata una settimana particolare. E niente, in realtà, fondamentalmente devo aspettare e vedere che cosa succederà. Vedremo, vedremo, vedremo. Tanto ci beviamo un caffè. Ah, scotta.